Avve a tutti i miei legionari barbarozzi non iscritti, io sono Alessio PCM, vi do il benvenuto e il bentornato sul mio canale e oggi siamo nuovamente con Agatocle, re di Siracusa, che tenta disperatamente di essere re di Sicilia e di Magna Grecia, ma è una missione forse troppo alta per lui e per me. Dio supremo siracusano che non sa come fare il dio. Perché come ti puoi definire questi giochi a imperato a Roma? Fai il dio, colui che dall'alto muove i fili, il grande burattinaio. No, così suona molto, molto malvagio e molto illuminati. In ogni caso, come al solito, ricordo ai barbarozzi non iscritti di iscriversi qua sotto se il video gli dovesse piacere. Invito tutti voi a lasciare qua sotto un bel like e a condividere la campagna con amici. Inoltre, attivate la campanella che trovate sul canale. E date un'occhiata ai post che pubblico e su cui potete commentare e ogni tanto ci saranno anche votazioni. Bene, vediamo cosa succede qua. Ci stanno attaccando? No? Sì? Boh. Dove cazzo stai andando? Ma non si capisce. Ah no, quelli sono gli altri che si stanno muovendo. Sentite, io attacco. O perlomeno mi sposto. Niente, non lo faccio, non lo faccio. Stavo scherzando, stavo scherzando. Guarda, guarda sti stronzi che mi continuano a far soffrire attrito. Crotone, non mi faresti passare, vero? No. Bene, Crotone è anche in guerra con Roma. Roma che è in guerra con chi? Con l'Umbria, Sabinia, Senonia, Ancona, Frinazia, Eracleia e Crotone. Che guerre grosse ci sono? Ah, tutta questa gente è garantita da Roma. Che bello. E brava Roma, Roma che ha deciso di andare a nord con cattiveria. Tra l'altro non so se ce la faranno perché hanno un po' poco manpower. Probabilmente sì, e di sicuro sono messi molto meglio di noi. Vabbè, vediamo cosa succede. Qua posso fare qualcosa con la mia flotta? Naturalmente no. Molto bene. Allora facciamo tornare le nostre navi qua. E a sto punto le utilizziamo per fare un po' di reconnaissance, quindi per sapere cosa succede. Avanziamo verso Cosenzia. Piano piano, piano piano, piano piano. Schaff. Spostiamoci. Li abbiamo battuti con cattiveria prima dell'arrivo degli altri, ma se adesso questi 50.000 scendono è un casino. Infatti dice, non è chiaro chi vincerà. Considerando che loro hanno 80 miliardi di uomini, forse. Dici che potrebbero vincere? Sì, è molto facile che perdiamo. Che bello. La grande battaglia. Qualche tecnologia che ci possa aiutare? Naturalmente no. Protezione diplomatica? Niente. Niente di niente. E il mio vassallo si è fermato perché siete delle teste di cazzo. Porca puttana, perché? Andate! Niente, niente. Brava IA, come al solito vedo che è molto utile e molto intelligente. Dai cazzo! Mi hanno fatto soffrire attrito su attrito e adesso che mi servono non si spostano. Niente. No, 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 proprio fermi, ma porca di quella Eva! Inutili come lo schifo. E che faccio? Io adesso qua scappo. Cioè, è chiaro che non possiamo né vincere né resistere. Naturalmente il loro movimento si è bloccato, quindi è troppo tardi per farlo. Se il mio vassallo si spostasse, avremmo anche qualche speranza, ma non lo fanno. Niente. Scusate ragazzi se sto smattando, ma queste cose mi fanno troppo incazzare. Niente. Bravi, complimenti Reggio e Locri. Vedo che l'IA è meravigliosa sempre. Cioè, in realtà, cosa cazzo sto. Madonna. Allora, ragazzi, se c'è una cosa che odio dei giochi Paradox è l'IA degli alleati. Cioè, è qualcosa che è mostruoso. E quindi cosa state facendo? Avanti e indietro, su e giù? Niente. Vabbè. Noi naturalmente stiamo soffrendo un sacco d'attrito.
Ci servono 7.000 uomini per rinfoltire il nostro esercito e non li abbiamo. Ripieghiamo un attimo. 51 denari, perché? Perché siamo toccati da Hermes, oppure... No, no, guarda, questa qua mi va molto bene. Mi va molto, molto bene. Ripiegate. Ripiegate, che è l'unica cosa che possiamo fare. E niente, ok. Quindi abbiamo capito qua, ragazzi, che i conflitti sono davvero difficili da gestire. Porca miseria, peccato, peccato, perché se davvero questi qua si spostavano a nord, qualche speranza c'era. Tra l'altro, sarei quasi tentato di riunire tutte le nostre unità. Cioè, di compattarle, intendo. Allora, facciamo... Non posso fare il reorganization perché non siamo gli owner della città. Vabbè, però l'abbiamo conquistata. Ma lo possiamo fare solo nei nostri territori, ok. No, perché vi state... Perché vi state ritirando? Perché vi state... Quanto siete inutili? Quanto sono inutili gli alleati? Il Ponyon mi farebbe passare? Sì, da di qua sì. Buono. Ripieghiamo a sud, perché adesso questi idioti ci fanno prendere attrito. Bene, una nave è andata. Cioè, scusate, una nave, una battaglia navale vinta. E questi minchioni ci stanno seguendo per assicurarsi di farci subire il massimo attrito possibile. Bravi. Un'ottima mossa. Qua il nostro nemico si sta ricompattando. E siamo in guerra anche contro una rivolta in Lucania. Dove? Di cosa stiamo parlando? Sono questi qua? Boh. Non capisco sinceramente. E fatemi vedere. No, non siamo ancora nel 462. Quindi nessuno degli alleati firmerebbe una pace con noi, naturalmente. Allora, vediamo un attimo i mercenari che ci sono qua a Messina. Quanto mi costerebbero? Mizzega, 13 al mese. Il problema è che disbandarli. Disbandarli costa 113. Cioè, li potremmo tenere 4 mesi e poi li dovremmo mandare via, se no probabilmente ci ammazzano di botte. Quindi no, non è un'ottima idea. Cazzo, però si stanno riprendendo il territorio. Vediamo se firmerebbero una pace di questo tipo. No, non la firmerebbero. L'Epiro non sta facendo nulla. Bene. Perché trasferire a poco le truppe in Sicilia naturalmente è troppo difficile. Vabbè. Proviamo con il nostro alleato ad attaccare. Vediamo se c'è qualche speranza di successo. Olè, Arcagatus. Ah, nostro figlio ha preso l'artrite. Pensavo Agatocle avrebbe avuto più senso. Invece no. Ok, vediamo se riusciamo a batterli. E là. Incredibile, incredibile. Incredibile, ragazzi. L'alleanza greca è riuscita a sconfiggere il nemico. Hanno perso 15.000 uomini. Ne arrivano altri 1.000. Ottimo. Il problema è che non abbiamo manpower, dannazione. Ok. Questi 1.000 li abbiamo massacrati. Vediamo di avanzare. Allora, qua non c'è gente, quindi è cosa buona e giusta. Però magari riusciamo a prendere questi qua nella fuga. Quindi, boom, li abbiamo fatti fuori ancora un po'. Ok, questi non li possiamo prendere. Però CC, non stiamo così vicini, se no soffriamo attrito come degli infami. Anzi no, andate qua, a Petelia. Ok.
Mio Dio, ragazzi, la svolta. Incredibile. White peace imminent. Ah, caspita, potrebbe esserci una pace bianca perché non siamo riusciti a occupare il territorio. Aspetta, aspetta. Stai calmo. Stai calmo. Non dire queste cose. Ok. Ci serve un comandante momentaneo, lui. Andiamo a occupare anche questo. Quindi forse se riusciamo a occupare questi territori riusciamo a evitare questa pace bianca imminente. Entro quanto dovremmo riuscirci? Non è dato saperlo, forse intende entro dicembre. Vabbè, vediamo cosa riusciamo a fare. E avanzano, signori, e avanzano. Peace. Oddio. Si è tutto spezzettato in questa zona. Metapontum si è ribellato a quanto pare ai suoi signori apuliani, sempre che fosse loro. Questo territorio sì era della Puglia ed è ribelle. Gli altri, bella domanda, non saprei dirlo, sinceramente. Voi è meglio che vi spostate. Bravi, ritiratevi anche voi che non vogliamo soffrire perdite proprio ora. E vediamo di occupare il tutto. Fra poco avremo le nuove tecnologie. Ottimo. Ah, tra l'altro, è da un po' che non guardo se nostro figlio ha avuto un erede. Sì. Bene, bene, molto bene. Ah, grazie ai pirati che ci aiutate distruggendo la flotta di Bruzia. Siete molto simpatici, anche se qua c'è una flotta pirata molto grossa. E sono ovunque i pirati. Miseria. Marce del tempo. Agatoclea ha preso il cancro. Male. Molto male. Vabbè, continuiamo la nostra avanzata. Ok. No, no, non venite qua. Perché? Perché dovete venire qua? Non fatemi soffrire attrito inutilmente. Non fatemi soffrire. Perché hai messo lui come comandante? Io volevo Agatocle. Va bene, non importa. Non importa. Ci accontentiamo così. Soffriamo attrito qua sopra? No, in teoria solo col nostro esercito no. Con anche loro, probabile. Ci sarà una grande battaglia nuovamente in questa zona. Allora, siamo quasi a dicembre, quindi fra poco potremo firmare una pace con questi simpaticoni. Loro non penso che la firmerebbero. Oddio, in realtà si arrenderebbero pure. Ah no, aspetta, la sto offrendo così. Siamo calmi. Bruzia in Calabria. Oddio, accetterebbero, eh? Accetterebbero. Però a sto punto, dopo tutto questo casino, forse voglio un po' di più. Considerando che questa battaglia ci sono buone possibilità di vincerla, magari. Se arriva il nostro alleato, forse. Quando arrivi? Arriva il 18 settembre. Ok. Vediamo se riusciamo a massacrarli. Sì. Porca troia. Peccato che non riesco a vedere le perdite. No, ok, adesso ne stiamo subendo di più noi. Mannaggia. Se si spostano anche questi potrebbe essere un bel casino. Seleucus ha guadagnato prestigio. Prende 50 di prominence quindi, che è il prestigio essenzialmente, perché è un oratore, un ottimo oratore. Abbiamo vinto la battaglia qua e praticamente non abbiamo più un esercito. Delizioso, delizioso ragazzi. Procedure religiose. Siracusa perde 1 di stabilità. Scusate, mi stavo incartando. Più 3 di National Rest. Più 15% Omen Power e Omen Duration. No. Questo 25 potere religioso e 2 di lealtà. 1 di stabilità e meno 3 di National Rest. Sì. Perdo lealtà di lui? Chi se ne frega? No, no, no. È l'ora di aprire le porte dei templi. Sono d'accordo con loro.
3 di stabilità, benissimo. Abbiamo fatto dei passi avanti dal punto di vista tecnologico. E perché qua c'è un'altra battaglia? Ah no, è là sopra, scusate. Vediamo un po'. Meno 5% impatto dell'aggressive expansion. Tirannia meno 001. E perdiamo più velocemente l'aggressive expansion. Quello dell'impact non è male, soprattutto se stiamo per conquistare. E sapete cosa? Io questa guerra la vorrei continuare ancora un pochino, anche se non abbiamo più truppe, per prendere ancora qualcosa. È anche vero, però, che quello che potrei prendere è questo territorio qua. Qua non penso di avere la forza per prendere anche loro, anche perché già probabilmente non ho quella per prendere loro. No, ma ragazzi, è meglio fermarsi qua. È meglio fermarsi qua. Concludiamo questa guerra. Al limite vediamo se riusciamo a farli uscire separatamente e farci dare un po' di soldi, giusto? Non posso farla. Non posso fare la pace, è meglio aspettare. E perché il nostro alleato è andato con cattiveria? Va bene, è andato con cattiveria e ha vinto, giusto? Bravi vassalli, è così che si gioca. Molto bene. A questo punto avanziamo anche noi. A questo punto avanziamo anche noi e vediamo che succede. Riprendiamo 115 pop al mese, cioè pop, unità al mese. Dai, sto aspettando quelle militari e spero che me ne diano uno che mi aumenta il manpower, perché ne ho proprio bisogno. Ci siamo quasi, quando finirà? Fra ancora qualche mese. Allora, potrei firmare una pace con loro, in teoria. Ok, separata non la vogliono. Messapia. Apulia, la faresti una pace separata? Apulia sì. Naturalmente non mi darebbe nulla. Ah no. Non me li darebbe tutti questi soldi. Mi darebbe fino a 19. Immagino che anche la rivolta qui accetterebbe la pace e non mi darebbe niente. Questi invece non accetterebbero la pace. No, sì, l'accetterebbero. E mi darebbero anche un bel po' di soldi loro, a dire il vero. No, 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 voglio conquistarvi. Voglio assolutamente conquistarvi. Però è anche vero che, tipo, voi avete detto che non accettate la pace. Apulia sì. Se ti fai vassallizzare, per me siamo anche a posto. Fatemi vedere un po'. Open diplomacy, scusate se continuo a muovermi tra le schermate, ma... Demand in peace. Ah, non mi è possibile probabilmente perché non ho abbastanza war score. Ok, i nostri alleati stanno avanzando. Vogliono assediare quella zona lì. Ma qua c'è un forte per caso? Che non riesco a capirlo. Trade route, barbarian, diplomacy, unrest, population. Dove era quello dei forti? Dannazione. Civilization, eccolo qua. Sì, ok, questo è un forte. E allora è andatelo a prendere. No. Andate prima a sterminare loro. No, si stanno riprendendo. Ah, non ci arrivo. Non ci arrivo. Male, molto male. Vediamo se riusciamo a tenere un po' l'assedio. Ci siamo quasi con le nuove tech, tra l'altro. Aspettiamo che il movimento si blocchi. Ok, là non posso muovermi, però magari li posso attaccare qua. Vediamo, vediamo. Ok. Sì, ok, niente perché mi fa fare un giro della miseria, però magari riusciamo ad andarli a prendere comunque, o a intercettarli. È anche vero che il nostro alleato forse è ancora più furbo nel voler prendere lì. Qua riusciamo a vincere la battaglia, in teoria. Anche se, davvero, col manpower siamo messi troppo male. Vittoria. Ma se continuiamo a vincere così, perderemo. Stile Pirro.
Olè, avanzamento militare, minore costo delle tradizioni, più costo al mantenimento dell'esercito, e ok. Supply limit, siege ability, disciplina. Cominciamo la siege ability. Oddio, mettiamo anche la disciplina, dai. Tanto ne possiamo fare un po' di tech al momento, quindi buono così. Turn André. E adesso il problema è che questi qua si vanno a riprendere nuovamente. Ottimo però il fatto che... Ah no, è la Lucania Revolt che ha occupato tutta quella zona. Niente, stavo scherzando. Stavo scherzando. Loro hanno ancora 8.000 uomini. Loro la pace bianca non la firmano. Andateli a prendere. Annientate completamente l'esercito della Puglia. Così almeno non ne posso neanche più reclutare. E boom, ce l'abbiamo fatta. Andatemi a prendere la fortezza lì. Come siamo messi con War Exhaustion? Religione 4. Abbattiamolo leggermente. E andiamo ad occupare. Andiamo a comandare. Andiamo a comandare. Brutto. Questo è molto brutto. Devo dire. Allora, Roma garantiva per la Puglia, non mi ricordo, fammi controllare. No, commercia con loro ma non garantisce, garantiva per la Lucania. Allora facciamo così. No, meno. Ok. Apulia, fatti i cazzi tuoi. Sinceramente. Mio Dio, i salvataggi automatici mi preoccupano troppo. Buono. Ah, questo però è l'esercito di cosa? Di Messapia, che sarebbe questa. Allora, nessuno di voi è protetto da Roma per ora, quindi anche Messapia esca dal conflitto. In compenso ci sono questi qua della rivolta della Lucania. Interessante. Che si stanno andando a muovere nei nostri territori. Questo non mi piace molto. Allora, Menesi Postrated, cos'è che ha fatto? Ah, ha rubato dell'oro. Possiamo floggarlo, che non so bene cosa sia. Siracusa perde 50 d'oro, lui perde 20 di salute e noi guadagniamo 10 di popolarità. Oppure... Perdiamo 10 di popolarità e diventiamo suoi amici. Ah, lo lodiamo. No, no, no. Facciamogli perdere 20 di salute. Come si è permesso a rubare dal territorio nazionale. Dal territorio, dal tesoro nazionale. Sto infame. Bene, con la rivolta lucana potremmo anche riuscire a vincere. Ah, però non siamo adiacenti, quindi non ci farebbe prendere niente. Loro dobbiamo far cadere questa fortezza prima di poterci firmare la pace. E... Quasi quasi ragazzi lo andrei a fare nel prossimo video. Olè, più soldi del commercio, meno stipendio dei personaggi. Bene ragazzi, nel prossimo video direi che concluderemo questo conflitto e se tutto va bene avremo l'intera Lucania e l'intera Bruzia, quindi Calabria, sotto il nostro controllo. E non è per niente male, non è per niente male riusciremo a estenderci... Su territori abbastanza popolati, anche perché Lucania ha 85 pop, mentre Bruzia ne ha 75. E tra l'altro quello della rivolta lucana ne ha altri 43, quindi sono 160, 150, sono 200 pop nuovi. E considerate che noi raddoppiamo la popolazione. Non arriviamo propriamente al livello di Roma, però comunque saliamo di grado nettamente. Sarà difficile da controllare un po' tutto, ma ci sta. Come al solito spero che il video vi sia piaciuto e mi raccomando, in attesa del prossimo episodio, date un'occhiata alle altre campagne in corso sul canale, nello specifico quella con Europa Universalis con Urbino, in cui cerchiamo di riunire l'Italia. Detto questo, vi saluto, a tutti i legionari e a presto.